In questo momento stiamo valutando una serie di situazioni, anche se dato le problematiche attuali ci sono molti dubbi e quindi dobbiamo valutare bene da farsi. Però contiamo che in questi giorni potremo avere una situazione più chiara, sotto tutti i punti di vista. Quindi al momento non si sa ancora se Atripalda sarà ancora in B? Ma in questo momento non abbiamo un titolo che fino a, tra virgolette, fino al 20 luglio può risultare facile dire si fa o non si fa, però perché è una cosa che vogliamo verificare prima, ma innanzitutto la nostra idea è che date le problematiche che ci sono e ci saranno da qui a 3-4 mesi vogliamo fare una valutazione precisa. Quindi nei prossimi giorni deciderete cosa fare? Sì, nei prossimi giorni, credo già in questa settimana, decidiamo quello che vogliamo fare, ma con una maniera ponderata, nel senso verificare bene le cose e tutti i punti interrogativi che ci stanno, almeno capire bene quello che sono sicuramente. La speranza, a prescindere da tutto, è che ci sia un aiuto per questa Atripalda il prossimo anno? Vabbè, questo una cosa che uno chiede tutti gli anni, perché purtroppo nello sport è normale che questo si faccia. Però io personalmente penso che in questo momento bisogna ragionare più con la testa che con